Ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 18, andiamo con le ultime notizie. Mario Draghi ha ricevuto l'incarico dal Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico. Il professor Draghi si è riservato di accettare la dichiarazione del Quirinale letta dal segretario generale Ugo Zampetti, rilasciata dopo 1 ora e 10 di colloquio tra Sergio Mattarella e Mario Draghi. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. È un momento difficile, ha detto Draghi dopo l'incontro. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono tutte sfide, ha spiegato. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea, abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale. Poi ancora, la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione, con questa speranza che rispondo all'appello di Mattarella. Sono fiducioso, aggiunto, che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile. Lasciando il Quirinale, il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi si recherà prima alla Camera e poi al Senato per comunicare con i Presidenti delle Camere di aver ricevuto l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un nuovo governo. Più mascherine, più gel igienizzante per le mani, ma anche più calze da casa e più scarpe da trekking per adeguarsi alle restrizioni all'attività fisica in spazi chiusi, puntando quindi su passeggiate e spazi all'aperto. L'effetto Covid-19 si fa sentire sul nuovo paniere dell'Istat, cioè l'elenco dei beni presi come riferimento per valutare l'andamento dei prezzi. Nel nuovo raggruppamento entrano infatti dispositivi sanitari individuali divenuti indispensabili in questi mesi: mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, ma anche gel igienizzante per le mani e oltre altri beni di consumo che sono cresciuti indirettamente a causa delle limitazioni imposte per contrastare il contagio da Covid-19. Nel paniere, come detto, entrano quindi le scarpe da ginnastica e anche le scarpe da trekking, il cui consumo, spiega l'Istat, è cresciuto per via dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi, calzature da casa uomo e donna, il cui consumo è stato fortemente invece rilanciato dal maggior tempo passato nella propria abitazione a seguito delle restrizioni introdotte alla mobilità personale per contrastare la pandemia. Non sono però le uniche novità di quest'anno. Nel nuovo paniere si fa sentire la transizione verso una mobilità più sostenibile, con la ricarica elettrica per le auto e il monopattino elettrico. Tra le new entry spiccano anche gli integratori alimentari, i servizi di posta elettronica certificata, i dispositivi antiabbandono, la macchina impastatrice, la bottiglia termina. Si aggiungono poi gli scalogni, le interiora o frattaglie, i pomodori da insalata. Cuore di bue, nessun prodotto esce invece dal paniere perché, spiega sempre l'Istat, nessuno mostra segnali di debolezza. Un'indagine, quella sui prezzi condotti dall'Istat, che ormai da alcuni anni avviene grazie anche all'ausilio degli scanner dati nella grande distribuzione, cioè direttamente alla cassa nella grande distribuzione. Quasi 30 milioni di quotazioni di prezzo di questo tipo vengono registrate ogni mese dall'Istat e utilizzate per stimare l'inflazione. Delle restanti 570.000 quotazioni, evidenzia l'Istituto, 390.000 sono raccolte sul territorio dagli uffici comunali di statistica, oltre 100.000 dall'Istat direttamente o tramite dei fornitori di dati e altre 80.000 dalla base dei dati dei prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto sempre l'Istat oggi ha diffuso i dati preliminari relativi all'andamento dei prezzi a gennaio, con l'inflazione che è tornata positiva. Secondo le stime preliminari, a gennaio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi ha registrato un aumento dello 0,5% su base mensile e dello 0,2% su base annua. Un rialzo, evidenzia l'Istituto, dovuto prevalentemente per l'attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici, sia nella componente regolamentata sia in quella non regolamentata e, in misura minore, per il calo meno pronunciato dei prezzi dei trasporti. Sulla situazione coronavirus nelle scuole, in particolar modo a Somma Vesuviana, è intervenuta la dottoressa Maria Giuliano, presidente dell'Associazione Pediatri della Campania. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Per le prime, noi in modo particolare, proprio grazie alle innovazioni tecnologiche, quindi alle LIM in ogni aula e a tutte le attrezzature necessarie per poter mettere in campo questa didattica innovativa, noi abbiamo la maggior parte delle prime in presenza, ovvero al 100%, ma non nel 100% nella singola aula, ma suddivise, quindi 50% in due aule adiacenti,
collegati tra loro dalla LIM, e da ovviamente è collegata ad un PC, e in un'aula c'è il docente di base prevalente, mentre invece nell'altra aula c'è l'organico Covid, il docente Covid. Quindi diciamo il docente Covid funge da supporto per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza. Grazie ad un ottimo orientamento noi abbiamo confermato il trend di crescita già iniziato nell'anno scolastico 2019-2020 per quanto riguarda le iscrizioni ai nostri indirizzi. Una crescita sensibile si è avuta già dall'anno scorso per quanto riguarda l'indirizzo liceo scientifico, opzione scienze applicate, ma anche confermando anche il successo del liceo classico e sia del liceo scientifico tradizionale. Un buon successo anche l'abbiamo avuto nel liceo matematico, che prevede la convenzione con l'Università di Fisciano, e anche del nostro liceo Cambridge, prestigioso liceo Cambridge per il quale siamo convenzionati con l'istituto Cambridge School International. I carabinieri hanno fermato a Castel Volturno un uomo di origine ghanese con l'accusa di aver ucciso il figlioletto di appena 2 anni della compagna. Il fermo è avvenuto dopo che la madre del bambino di nazionalità liberiana si era presentata con lo stesso ormai privo di sensi alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Purtroppo il bambino è deceduto per le lesioni riportate. Il presunto omicida è stato fermato su ordine della procura di Santa Maria Capua Vetere e dalle prime indagini compiute dagli inquirenti è possibile che il bimbo sia stato colpito al volto da un oggetto. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento Covid-19 sul territorio di terra di lavoro. Secondo gli ultimi dati del 3 febbraio sono 175 nuovi contagiati, a cui si aggiungono 136 guariti e 3 deceduti. I tamponi processati sono stati 2076 per un tasso di incidenza dell'8,4%, in linea con quanto visto nella giornata di ieri. Discesa importante dei positivi a Maddaloni, che fa registrare attualmente 231 persone contagiate, seguita da Caserta con 174 e San Felice a Cancello con 173. Voltiamo pagina e parliamo di sport. Gennaro Gattuso cambia e schiererà la difesa a 3 questa sera contro l'Atalanta nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Davanti ad Ospina, favorito su Meret, giocheranno Maximovic, Koulibaly e Manolas, esterni centrocampo Di Lorenzo e uno tra Isai e Mario Rui, con l'albanese favorito. Diga formata da Demme e Bakayoko, con Ruiz ancora out. Davanti i sicuri del posto sono Lozano e Insigne. Ballottaggio Petagna-Politano nel caso in cui dovesse giocare l'ex Sassuolo. Lozano farebbe il falso 9. Intanto arriva anche una notizia importante: Aurelio De Laurentiis sarà vicino alla squadra questo pomeriggio, perché la raggiungerà poche ore prima del match contro la Dea. Casertana, che invece ottiene una vittoria fondamentale al Pinto contro il Potenza quest'oggi. I falchetti sono riusciti a vincere 1-0 grazie alla rete di Rosso nella prima frazione. La rete è stata siglata quindi da questo nuovo arrivato, che è un esterno d'attacco, il quale con un bel destro al 23esimo ha fulminato il portiere ospite Marcone. Un primo tempo ben giocato dai padroni di casa, che nel secondo hanno concesso qualcosa a quelli di Capuano, grande ex della sfida. Però è un successo meritato e importantissimo, perché così la Casertana sale a quota 27 in classifica, al 9° posto, con 5 vittorie nelle ultime 6 gare. Resta invece a 17 in zona rossa il Potenza. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto. Appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.